In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia e donaci la Tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: «Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa». Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco.
la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie,
lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre le aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano
e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me. Rispose Gesù: quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. L'Eucaristia, il servizio, l'unzione. La realtà che oggi viviamo in questa celebrazione. Signore, che vuol rimanere con noi nell'Eucaristia. E noi diventiamo sempre tabernacolo del Signore. Portiamo il Signore con noi, appunto che Lui stesso ci dice che se non mangiamo il suo corpo e non beviamo il suo sangue, non entreremo nel Regno dei Cieli. Mistero questo del pane e del vino, del Signore con noi, in noi, dentro di noi. Servizio, quel gesto che condizione per entrare nel Regno dei Cieli,
servire, sì, tutti. Ma il Signore, nel quel cambio di parole che ha avuto con Pietro, gli fa capire che per entrare nel Regno dei Cieli dobbiamo lasciare che il Signore ci serva, che sia il servo di Dio, servo di noi. E questo è difficile da capire. Se io non lascio che il Signore sia il mio servitore, che il Signore mi lavi, mi faccia crescere, mi perdoni, non entrerò nel Regno dei Cieli. E il sacerdozio. Oggi vorrei essere vicino ai sacerdoti. Sacerdoti tutti. Dal più recente ordinato fino al Papa, tutti siamo sacerdoti. I vescovi, tutti. Siamo unti, unti dal Signore, unti per fare l'Eucaristia, unti per servire. Oggi non c'è la messa cresimale, spero che possiamo averla prima del Pentecoste, dal contrario dobbiamo rimandarla l'anno prossimo. Ma non posso lasciar passare questa messa sin ricordare i sacerdoti. Sacerdoti che offrono la vita per il Signore. Sacerdoti che sono dei servitori. In questi giorni sono morti più di 60 qui in Italia, nell'attenzione dei malati, negli ospedali, anche con i medici, infermieri, infermieri, sono i santi della porta accanto, sacerdoti che, servendo, hanno dato la vita. Io penso a coloro che sono lontani. Oggi ho ricevuto una lettera di un sacerdote cappellano di un carcere, lontano. Racconta come vive questa Settimana Santa con i detenuti. Un francescano. Sacerdoti che vanno lontano per portare il Vangelo e muoiono lì. Mi diceva un vescovo che la prima cosa che lui faceva quando arrivava a questi posti di missione era andare al cimitero e vedere la tomba dei sacerdoti che hanno lasciato la vita lì, giovani, per le peste del posto. Non erano preparati, non avevano gli anticorpi per loro. Nessuno sa il nome. I sacerdoti anonimi, i parroci di campagna, che qui sono parroci di 4, 5, 7 paesini in montagna e vanno l'una all'altra, che conoscono la gente. Una volta uno mi diceva che conosceva il nome di tutta la gente dei paesi. Davvero, le ho detto io. Lui mi ha detto anche il nome dei cani. Conoscono tutta la vicinanza sacerdotale, bravi, bravi sacerdoti. Oggi vi porto nel mio cuore e vi porto all'altare. Sacerdoti calunniati. E tante volte succede oggi, non possono andare per le strade perché gli dicono le cose brutte, in riferimento al dramma che abbiamo vissuto, che una scoperta
dei sacerdoti che hanno fatto cose brutte. Alcuni mi dicevano che non possono uscire da casa col klezmer perché li insultavano. E loro continuano. Sacerdoti peccatori che insieme ai vescovi peccatori e al Papa peccatore non si dimenticano di chiedere perdono e imparano a perdonare, perché loro sanno che hanno bisogno di chiedere perdono e di perdonare. Tutti siamo peccatori, sacerdoti che soffrono alcuna crisi, che non sanno cosa fare, sono nella oscurità. Oggi tutti voi, fratelli sacerdoti, siete con me nell'altare, voi consacrati. Soltanto vi dico una cosa, non siate testardi come Pietro, lasciatevi lavare i piedi, il Signore è il vostro servo, Lui è vicino a voi per darvi la forza per lavarvi i piedi. E così, con questa coscienza di necessità di essere lavato, siate grandi perdonatori, perdonate. Cuore grande di generosità nel perdono. È la misura con la quale noi saremo misurati. Come tu hai perdonati, sarai perdonato, è la stessa misura. Non avere paura di perdonare. Alle volte ci vengono dei dubbi. Guardate il Cristo. Lì c'è il perdono di tutti. Siate coraggiosi, anche nel rischiare, per perdonare, per consolare. E se non potete dare un perdono sacramentale in quel momento, almeno dare la consolazione di un fratello che accompagna e lascia la porta aperta perché torni. Ringrazio Dio per la grazia del sacerdozio, tutti noi. E ringrazio Dio per voi, sacerdoti. Gesù vi vuole bene, soltanto chiede che voi vi lasciate lavare i piedi.
Fratelli carissimi, uniamo la nostra vita all'offerta di amore di Cristo al Padre. Invochiamo per noi i frutti della sua salvezza. Dominum de precemur, erogamus audinos. Nutri sempre, o Signore, la Chiesa tua sposa con il tuo corpo e il tuo sangue. Risplenda della tua bellezza e della tua santità e annunci a ogni uomo che solo in te c'è salvezza. Dominum de precemur, erogamus audinos. Sostieni, o Signore, le sofferenze dei popoli con la potenza della tua agonia. I governanti cerchino il vero bene e le persone ritrovino speranza e pace. Dominum de precemur, te rogamus audinos. Santifica, o Signore, la vita dei ministri dell'altare con la grazia dell'Eucaristia. Siano un riflesso vivo del sacrificio che celebrano e servano i fratelli con generosa dedizione. Dominum de precemur, te rogamus audinos. Tocca, o Signore, il cuore dei giovani con il fascino della tua totale obbedienza al Padre. Ti seguano sulla via della croce e scoprano che solo in te c'è libertà, gioia e vita piena. Dominum de precemur, te rogamus audinos. Consola, o Signore, l'umanità afflitta con la certezza della tua vittoria sul male. Guarisci i malati, consola i poveri e tutti libera da epidemie, violenze ed egoismi. Dominum de precemur, te rogamus audinos. Signore Gesù, che ogni giorno rinnovi il tuo dono, accresci in noi la fame del tuo corpo e del tuo sangue, unica sorgente di vita eterna, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Congregari nos in unum.
Pregate, fratelli, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore, ci compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo il nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A per te primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta della sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato e la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, di accettare queste donne, di benedire queste offerte, questo santo immacolato sacrificio. Noi ti lo offriamo anzitutto per tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra. Con me, indegno tuo servo, che hai posto a capo della tua Chiesa,
e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e a loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale Gesù Cristo, nostro Signore, fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone, Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiani e tutti i Santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui Gesù Cristo, nostro Signore, affidò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni. Salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nei grembi degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amantissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dai peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta.
questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina tra i doni che ci hai dato la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e il sangue del tuo figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ti hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sogno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. E anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Voluce, Agnese, Cecilia, Anastasia, e tutti i santi, ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Senti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa. E donali unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Siate invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpus quod pro nobis strae.
Sei tu, Signore, il Pane, tu ci sei per noi, risorto vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Preghiamo. Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci hai nutriti alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.